Di mare, tempo di pesci su Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sentite, niente doppi sensi, io parlo di pesci veri, questi qua. E allora, come state? Bene, ben arrivati, ben trovati sul canale. Oggi un video prettamente estivo, dei piattini svuota tasche a forma di pesciolini per decorare le case. Bellissimi per le case a mare, ottimi anche per il terrazzo perché completamente sigillati dal flatting. Vedrete come con una pasta modellabile semplicissima, essiccabile all'aria, come le paste in commercio, io ho usato quella di Tiger per intenderci, si possano creare queste decorazioni per la casa davvero colorate, belle, eleganti e di classe con pochissima spesa e pochissimo sforzo. Naturalmente potrete farli anche con moltissime delle paste modellabili di cui vi do le ricette nel mio libro Il ricettario dell'arte. Vi aspetto in libreria per tutta l'estate con il ricettario dell'arte oppure anche online. Su Amazon è un libro vendutissimo, quindi vi aspetto anche su Amazon e vi arriva in tempi brevissimi. Bene, adesso spostiamoci di là e andiamo a vedere il nostro pesce come si fa. Ed ecco l'occorrente per fare i nostri pesci in similceramica con la pasta modellabile. Allora, una confezione di pasta modellabile, questa è il DAS, una pasta che volete farvi da voi seguendo una delle tante ricette contenute all'interno del ricettario dell'arte. C'è la pasta di mais che si presta o la pasta di riso che si prestano enormemente a questo tipo di progetti, oppure una normalissima pasta come questa essiccabile all'aria. Questa è essiccabile all'aria. Io la metterò in forno solamente per accelerare i tempi perché devo fare un video e voglio cominciare e finire lo stesso giorno. Ma vi basterà lasciarla essiccare per un giorno intero e lei sarà pronta poi per essere carteggiata e dipinta successivamente. Quindi una pasta modellabile. Io ho questa di Tiger. Un tagliabalza, dell'acqua, della carta abrasiva per carteggiarla una volta asciutta, pennelli, colori acrilici tra cui ci deve essere necessariamente il bianco. Io qui ne ho una campionatura giusto per indicare i colori acrilici, un mattarello, del flatting all'acqua lucido. Qualcuno di voi nel video precedente in cui abbiamo fatto insieme le foglioline di Monstera mi ha chiesto come si fa il flatting, Ombretta. Il flatting non si può riprodurre a casa, il flatting è una vernice da cui possiamo estrapolare altri materiali, ma il flatting di per sé va comprato, costa pochissimo e lo trovate nelle ferramenta. E poi delle ciotoline che useremo per dare la forma ai nostri piattini svuotatasche, che oggi saranno a forma di pesci. Cominciamo subito. Come prima cosa modelliamo un pochino la nostra pasta. Schiaccio bene e prendo il mattarello e la stendo con uno spessore di mezzo centimetro circa. A questo punto faccio la sagoma del pesce. Il mio pesciolino non dovrà essere con una forma molto predefinita. Faccio una forma un po' così a cartoon ed elimino l'eccesso, tipo piragnetti. A questo punto, col dito, ammorbidisco i bordi col dito sporcato d'acqua. Lo stacco dal supporto e lo poggio lì dove voglio che prenda la forma. Se vedo che c'è qualche magagna sul retro, agisco adesso per sistemarla. Voilà. E lo lascio asciugare così. E mettiamo
mettiamo in forno? Io lo metto in forno a 90 gradi per un'oretta circa. Voi non vi preoccupate, non mettetelo in forno, fatelo asciugare all'aria, perché qualunque pasta modellabile si asciuga anche all'aria. Io lo metto in forno semplicemente per accelerare i tempi e poter continuare il video insieme a voi. Nel frattempo farò anche qualche altro pescetto che vedrete bello e pronto alla fine della cottura. Ed eccoli qui i nostri pescetti belli e asciutti. Adesso prendiamo un pezzettino di carta abrasiva e limiamo ben bene, lisciamo tutti i bordi e anche l'interno, facciamo in modo che risultino bene lisci con movimenti circolari, così, in modo da renderli pronti per prendere la pittura in maniera perfetta. Sarà semplicissimo lisciare la pasta modellabile e vi servirà non una carta vetrata ma una carta abrasiva. Lisciamo ben bene tutto. Dopo aver lisciato tutto, prendiamo una pezzetta umida, non ve l'avevo detta tra gli ingredienti, e passiamola sui nostri pescetti. Questo servirà per fissare le polveri che fluttuano e quindi non fare grumi nel momento in cui passeremo la pittura. Comincio quindi a decorare il mio pescetto facendo il motivetto di decorazione che preferisco. Lo do proprio a matita in modo che voi possiate fare un fermo immagine per guardarlo. E voilà, che simpatico. Poi voilà, questa sarà la decorazione del primo pesciolino. Come vedete, non sono stata particolarmente precisa, proprio perché voglio che a venire fuori da questo pescetto sia proprio l'artigianalità. Io adesso smorzerò tutto il colore, voglio soltanto che vi facciate un fermo immagine adesso, ecco qui, in modo da poterlo poi più o meno avere a disposizione come traccia. Ma anche voi non siate fedelissimi all'originale, perché proprio la bellezza di questi lavori risiede nella estemporaneità. Quindi elimino parte della grafite e come primo passaggio do una mano di acrilico bianco. Voi direte: ma il pescetto è già bianco, perché devo dare la mano di acrilico? Innanzitutto perché mi attutisce le linee della matita, che altrimenti rimarrebbero troppo evidenti. Quindi dal vivo state sereni, voi vedrete la matita sotto come la vedo io, ma nel contempo sarà molto più attutita. Mi raccomando, anche i bordi e anche il posteriore. Voilà! Lasciamo asciugare perfettamente. Con un colore nero adesso rifaccio l'orma principale del pesce, quindi riprendo la strada che avevo tracciato prima e la ripasso. Adesso prendo un po' di giallo, un bel cadmio medio, né troppo chiaro né troppo scuro, e semplicemente col pennello do dei tocchi . Io per i miei pesci sto prendendo spunto dalle ceramiche De Simone, tipiche della mia terra. Adesso prendo un rosso cadmio e adesso dipingo tutta la faccia del mio pescetto. Con il rosso invece
Vado da qui, da proprio subito dopo la linea nera, al centro della coda. Sempre col rosso, dipingo la boccuccia del mio pesce. Mentre questi colori si asciugano, prendo il blu, un bel ciano primario, bagno il pennello, ripasso le squame e lascio asciugare. Col manico di un pennello o con un dotter, io lo farò con un dotter ma solo perché ce l'ho, altrimenti lo farei con uno stuzzicadenti, con quello che mi ritrovo, faccio qualche pallina qui. Do una seconda mano di arancione. Poi mischio un po' il rosso con il blu e do al centro dei tocchi di pennello, che abbassando i toni bilanciano la composizione. Adesso, una volta dipinto tutto, ripassiamo tutto il bordo con l'acrilico bianco per pulirlo al meglio. E voilà, il primo dei nostri pesciotti è pronto. Facciamolo asciugare completamente e dopo passiamo insieme il flatting all'acqua. Nel frattempo continuo a decorare gli altri. Non vi terrò con me per il passo passo, però vi farò vedere in maniera velocizzata come li coloro. Thank you.
e dopo aver finito la verniciatura questo è quello che avremo. Guardate, io ho dato una mano veramente veramente spessa di flatting, sono più 5 mani, è venuta a specchio, ma sembrano delle vere ceramiche. Non pensate, ancora umida sotto. Allora, guardate, questa è l'altra, guardate che carine, voilà. I colori poi un po' si scuriscono col flatting, prendono proprio la loro vera essenza. E l'ultima, la più piccolina di tutte, la più colorata, una più carina di un'altra. Sbizzarritevi a rendere super colorate le vostre estati regalando o creando delle ciotoline da mettere negli angolini più disparati della vostra casa o del vostro giardino. Qui, se ci cade dell'acqua, non succede nulla, non si scioglie il dust che c'è sotto, riesce a reggere per un po', perché il flatting è una vernice che scherma totalmente. Quindi, buon divertimento con la creatività. Potete fare anche tantissime piccole calamite con questo sistema, cioè fare dei pescetti più piccoli e decorarli come delle calamite. Se volete che li facciamo assieme, lasciatemelo scritto qui giù tra i commenti e un giorno ci dedicheremo alla fattura delle calamite creature marine. Che ne dite? Lasciatemelo scritto qui giù tra i commenti, vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Pollice in su se i pesciolini vi sono piaciuti, ciao! Nostri pesciolini, ve li faccio vedere uno ad uno. Questo è il più grande, coloratissimo, ve lo faccio vedere anche con fronte alla mia faccia. Il secondo dei pesciolini è lui, sono tutti ispirati alle ceramiche di Simone, che sono delle ceramiche siciliane di grande pregio. Naturalmente non sono belli come i loro, ma sono fatti di pasta modellabile. Questo è un altro pesciolino carinissimo, immaginateli sui tavolini, magari questo per contenere i vostri anellini, oppure quando tornate per depositare le chiavi, guardate, negli ingressi bellissimi per le case di vacanza a mare o per i terrazzi. Questo vi consente con poco prezzo di avere degli angolini a tema durante il corso dell'anno per diversificare il vostro ambiente, come per Natale c'è l'albero, per l'estate i pesci variopinti. E allora divertitevi a creare il vostro mondo sommerso con le creazioni di Arte per Te. Io vi aspetto anche su Facebook, TikTok ed Instagram, i link li trovate qui sotto. Vi aspetto sui miei altri due canali, Ombretta, il mio canale di lifestyle, oggi un video nuovo, e Due Cuori e Una Cappa, il mio canale di cucina, che ho messo un attimo in stand by, ma ci sono più di 300 ricette buonissime e adesso torno a cucinare per voi, promesso. E noi ci rivediamo naturalmente per i video creativi e di arte sempre qui con il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, condividi il video, ciao!